Ed eccoci qui, ben ritrovati in questo nuovo video per andare un po' a parlare di notizie extra. Anche oggi tanto, tanto di cui parlare. Sarà necessario poi anche realizzare altri video in questo senso, visto che negli ultimi giorni tantissimi allenatori mandati via, tantissimi cambi, nonostante siamo ormai quasi al culmine di questa stagione. E partiamo senza perderci in chiacchiere perché Renard ha ufficialmente lasciato l'Arabia Saudita. Un Renard che ha condotto l'Arabia durante i mondiali, battendo tra l'altro anche nel primo match l'Argentina. C'è stato questo sogno di vedere l'Arabia alle fasi eliminazione diretta della competizione mondiale, alla fine svanito, un sogno distrutto se vogliamo, però. Sicuramente il lavoro da parte del CT è stato un lavoro importante, con una squadra e un materiale umano non eccelso. Ha lasciato e torna in patria, torna in Francia, guiderà la nazionale femminile. Però la notizia, diciamo, che lascia quindi l'Arabia Saudita, che ora dovrà trovare un sostituto adeguato per rimpiazzare ovviamente un tecnico che comunque ha dato tanto in questa competizione. Andando avanti, parliamo un po' di colpi di calciomercato, perché ci sono diversi calciatori che si sono trasferiti e di cui non abbiamo mai parlato, per esempio Rakoniak allo Stella Rossa di Belgrado, parliamo di un attaccante classe 2000 che ha abbracciato da poco il progetto dello Stella Rossa, attaccante giovane di buon livello che fin da subito si sta integrando bene, sta segnando con continuità in una realtà comunque in cui milita nella squadra più forte, perché lo Stella Rossa in Serbia domina ormai da anni e tra l'altro con un reparto offensivo certamente di alto livello, però un attaccante in rampa di lancio che si sta dimostrando assolutamente, assolutamente valido. Ha ancora margini di crescita, quindi chissà che non potrà ancora di più crescere, ecco, nelle prossime uscite. Giocatore che tra l'altro è arrivato in prestito dal Lokomotiv Mosca con diritto di riscatto, per cui lo Stella Rossa poi al termine del prestito potrà decidere se riscattarlo o meno. In realtà anche prima potrà deciderlo, vedremo se eserciterà l'opzione. Comunque sta facendo bene, quindi potrebbe essere riconfermato. Rimanendo in quelle latitudini, diciamo così, lo Shakhtar negli ultimi mesi in realtà ha prelevato Goko Leishvili direttamente dal campionato georgiano, terzino classe 2001 che è arrivato tra l'altro per circa 1 milione di euro a rafforzare il reparto esterno a disposizione dello Shakhtar, firmando un contratto di lunga durata fino al 2027, terzino georgiano come dicevo, che è una nazionale che sta lanciando diversi giovani molto interessanti negli ultimi anni, al di là di Kvara, che ovviamente ormai è spopolato, però ce ne sono veramente diversi da quelle parti. Goko Leishvili è un buon terzino che sta facendo comunque bene in terra ucraina e chissà che non potrà col tempo anche riuscire a confermarsi. Andando avanti, c'è da parlare sempre di nazionali perché Vidarsson ha ufficialmente lasciato la nazionale islandese. Parliamo di un CT che era in carica da ormai qualche anno, dal 2020. Ci ricordiamo tutti di quanto bene fece l'Islanda ai tempi del Mondiale, no, dell'Europeo e Russia, no, dell'Europeo mi sembra, o di un Mondiale, forse Mondiale, non in Russia, ma il Mondiale ancora prima. Comunque un'Islanda che come movimento calcistico sta crescendo anche abbastanza bene negli ultimi anni, nonostante il materiale umano limitato per forza di cose, per cause di forza maggiori, vista la popolazione limitata dell'isola islandese. Vidarsson non ha troppo convinto alla guida della nazionale e quindi si è deciso di intraprendere strade diverse. Ora vedremo chi arriverà come successore, però comunque parliamo di una nazionale che potrà continuare a dire la sua e deve cercare un po' di trovare quella dimensione di squadra ostica che è sempre stata.
Andando avanti, direi che ci spostiamo a questo punto in Sud America, rimanendo in ambito internazionale, perché cambia la guida tecnica del Boca. Il Boca Juniors ha infatti ufficializzato la separazione con Ibarra, che era arrivato ad interim l'estate scorsa per traghettare verso la fine della scorsa stagione. Vi ricordo che nel campionato sudamericano la stagione inizia a gennaio e termina a dicembre, sostanzialmente. Ecco, diciamo che era arrivato quindi in corso d'opera, leggenda comunque del Boca del Boca Juniors, ma per questa stagione, che in realtà è già bella che è iniziata, il Boca adesso dovrà anche giocarsi i gironi di Copa Libertadores, ecco, si è deciso di separarsi, di arrivare a questa separazione, anche per i nomi importanti che circolano come possibili successori, come papabili successori. Si parla del Tata Martino, che certamente in Argentina ha una nomea e un livello anche importante. Vedremo se arriverà lui, perché non è ancora ufficiale il suo approdo sulla panchina del Boca. Certo è che con Ibarra è arrivata questa separazione, e vedremo se, ripeto, in questo senso subito si andrà su Tata Martino, oppure ci saranno anche delle sorprese, anche se onestamente non credo. La stagione è appena iniziata, e vedremo ciò che accadrà. Restando in tema, diciamo, di allenatori, ci spostiamo in Portogallo, quindi avviciniamoci sempre di più verso l'Italia. Schmidt ha rinnovato con il Benfica, rinnovo più che meritato, arrivato tra l'altro prima del rush finale. Un Benfica che in campionato sta vincendo, direi con continuità, se non erro è primo in classifica, ora ve lo cerco di confermare. Parliamo comunque di una squadra in grande crescita, così come tutto il calcio portoghese, ed è una realtà che si sta dimostrando sempre di più col passare degli anni di assoluto livello. I risultati in Champions, in ambito europeo, lo dimostrano. Un Benfica che sarà avversario dell'Inter ai quarti e che comunque buone possibilità di arrivare in finale, perché noi da italiani diciamo che gli italiani hanno ottime possibilità, però anche il Benfica può dire così allo stesso modo. Se la gioca. Schmidt, da quando è arrivato, ha dato un'impronta importante alla squadra, per cui rinnovo, tra l'altro, fino al 2026, quindi a lungo termine, è più che meritato. Ripeto, frutto di un percorso, quello di quest'anno, e non solo, veramente, veramente importante. Detto questo, è arrivato anche il nuovo allenatore del Foggia. Da ormai qualche giorno Delio Rossi si è seduto sulla panchina dei Satanelli. Il contratto è fino al 2024, quindi la società capitanata da Canonico ha deciso di puntarci anche per la prossima stagione. Poi vedremo se verrà riconfermato o meno, perché a sto punto tutto può accadere. Tra l'altro ha debuttato con una vittoria importante sul campo del Messina, un Foggia che avrà l'obiettivo in queste ultime tre gare che mancano di centrare i playoff e poi giocarsela. Non sarà facile, perché comunque ci sono tante squadre forti come avversarie, però ecco, Delio Rossi avrà l'obiettivo di condurre nel miglior modo possibile la squadra al termine della stagione e programmare la prossima con l'obiettivo certamente di migliorare quanto di fatto quest'anno, quanto fatto quest'anno, che non è che abbia convinto, credo, un po' tutti, ed in particolare la società. Per il resto, Paratici ha deciso di autosospendersi fino all'udienza d'appello prevista per il 19 aprile. Cosa è successo? Sostanzialmente, Paratici attualmente lavora come AD del Tottenham. Qual è il problema? Il problema è che la FIFA, oltre al divieto che era già stato imposto, in Italia di lavorare per Paratici proprio per ciò che è accaduto, per il caso, falso in bilancio per quanto riguarda la Juve, cioè sostanzialmente Paratici è ritenuto colpevole o comunque parte del problema legato al caso del falso in bilancio. In Italia è stato, ripeto, bannato, se vogliamo, inibito, come anche abbiamo già detto.
Anche la FIFA ha allargato questa inibizione, per cui non potrà più lavorare anche a livello internazionale. Si è deciso di autosospendersi fino al 19 aprile, cioè data in cui sostanzialmente ci sarà l'appello per capire se l'udienza di appello, per capire se in effetti verrà confermata questa sanzione o se verrà ribaltata ciò che è stato deciso precedentemente. Però per ora non lavorerà più per il Tottenham, almeno fino alle prossime settimane. Detto ciò, modifica nel regolamento IFAB, che è l'organo che diciamo, lavora per modificare le regole del calcio. Abbiamo parlato già delle modifiche per i portieri sul distrarre i calciatori che vanno a battere i calci di rigore. No novità ufficiali dalla prossima stagione per quanto riguarda la durata delle partite. In particolare, verrà aumentato il recupero sempre. Quindi, ciò che è stato provato ai mondiali verrà applicato anche durante le partite normali. Questo a livello di regolamento generale. Quindi, se si perde tempo per le sostituzioni, falli vari, eccetera, tutto verrà recuperato. Quindi vedremo anche in un semplicissimo Spezia Empoli 6, 7, 8, 10 minuti di recupero, a seconda poi della discrezione dell'arbitro e del tempo che si va a perdere. Questo è anche per quanto riguarda i festeggiamenti per i gol, quindi rivedremo sostanzialmente i maxi recuperi visti durante il mondiale in Qatar. Per il resto, caso Gavi, il Barcellona lo ha ufficialmente registrato. Sostanzialmente Tebà ha impedito al Barcellona di registrarlo normalmente per via delle, diciamo, controversie del Barça a livello finanziario. Poi tra l'altro il Barcellona è anche indagato nel caso Negreira, su cui la UEFA ha aperto un'inchiesta, per cui parliamo di un tema molto delicato. E sostanzialmente il Barcellona, nel merito di Gavi, lo ha registrato come però giocatore delle giovanili con un contratto che scadrà a giugno, per cui Gavi è in scadenza sostanzialmente, e ci sarà da capire se poi il club riuscirà a rinnovarlo, a confermarlo, oppure se andrà via. Poi lì dipenderà molto anche dalla gente, da magari altre squadre che ci proveranno. Vedremo un po'. Fatto sta che il classe 2004 è a disposizione, è registrato, è registrabile, ma vedremo quale sarà il suo futuro. Restando in tema Barcellona, ecco, la società spagnola ha comunicato alla Federcalcio che durante i lavori per il rinnovo del Camp Nou, che verranno avviati durante la prossima stagione, il Barça tornerà al Montjuïc, che è il campo dove ha militato anche in passato, proprio quando il Camp Nou non era disponibile. Comunque uno stadio importante anche in termini di capienza, sempre lì in Catalogna, e lì disputerà i match casalinghi proprio quando il Camp Nou non sarà disponibile. Per il resto, il presidente Chabane si è dimesso dalla propria carica dall'Angers, quindi Angers senza presidente, squadra ultima in classifica, il Ligue 1, dove tra l'altro ci sono quattro retrocessioni dirette perché il prossimo anno il campionato francese sarà 18 squadre e non più a 20, e il presidente, dopo una riunione societaria, ha deciso di abbandonare la nave che ormai è diretta verso la retrocessione. E credo che ora tutti siano focalizzati anche perché non c'è neanche un mister. Diversi sono stati i cambi in panchina, adesso c'è un traghettatore, se non sbaglio, per cui è una società veramente in dissesto, in grande difficoltà, e vedremo chi arriverà al suo posto, e sicuramente ora la società dovrà programmare una prossima stagione cercando di tornare poi in Ligue 1 dall'anno prossimo. Il Monterosi è stato penalizzato di 2 punti in classifica. Sostanzialmente problema per quanto riguarda il club laziale, simile un po' alla Reggina, nel senso che il Monterosi non avrebbe versato le ritenute IRPEF entro i termini federali, ovvero il 16 dicembre in particolare, quindi in realtà qui riguarda le mensilità di settembre-ottobre, mentre per il caso Genoa e anche il caso Regina, poi vedremo, si parla dei contributi INPS, se non sbaglio, o comunque IRPEF, ma delle mensilità
di dicembre, gennaio, comunque certamente non settembre-ottobre. Ecco, il Monterosi invece viene penalizzato di 2 punti, come accade in questi casi, da parte del TFN proprio per, ripeto, questi mancati versamenti. Vedremo se ci sarà un ricorso, se non ci sarà un ricorso. Fatto sta che la società laziale si trova con 2 punti in meno in classifica e quindi ovviamente leggermente ridimensionata. Adesso se si carica qui vi leggo la classifica così da capire. No, non va, il wifi purtroppo non mi supporta. Soliti problemi irreversibili. Vediamo un po' se riesco a parlarvi della classifica. Tra l'altro mancano ormai pochissime partite, quindi Monterosi partito anche quest'anno per salvarsi, nonostante l'ottima stagione dello scorso anno. Attualmente, tra l'altro, è terz'ultimo in classifica con 35 punti, per cui penalizzazione che potrebbe essere decisiva in ottica play-out. Può ancora salvarsi perché la salvezza dista 2 punti e sono proprio quei 2 punti che gli sono stati tolti, quindi vedremo se ci saranno poi novità. Il Palermo investe nel centro sportivo. Si parla di un investimento importante di circa 5 milioni di euro per modernizzare il centro sportivo. Nello specifico si parla di una semina dei campi, oltre a lavorare anche alla clubhouse, quindi foresteria, palestra, spogliatoi, sala stampa, cioè sostanzialmente rinnovare un po' il centro sportivo, un investimento pesante, importante. Alle spalle comunque del Palermo c'è una società di caratura internazionale come il City Football Group, quindi non ha problemi, però importante come novità per cercare di migliorare ancora di più e sappiamo bene che il centro sportivo per una realtà calcistica è la prima cosa. Velocemente volevo parlarvi un po' delle sanzioni che la UEFA ha stabilito nei confronti di quelle realtà, in particolare avversarie delle italiane, che sono macchiate di violenze, non tanto dei club quanto più dei tifosi a cui fanno capo questi club. In particolare il Francoforte ha ricevuto una multa di 50.000 euro e chiusura parziale dello stadio durante la prossima partita in ambito UEFA, quindi la prossima stagione, se il Francoforte arriverà in competizioni UEFA, giocherà parte della la prima partita con parte dei settori chiusi, oltre a una multa di 20.000 euro per il blocco dei passaggi pubblici. Quindi, per quanto è successo a Napoli, quindi per le violenze a Napoli, multa di 20.000 euro, 50.000 invece per aver acceso fuochi d'artificio, eccetera. Quindi più pesante per aver acceso fuochi d'artificio, vabbè. Sanzionato anche il Nantes proprio in questo senso, 30.000 euro di multa, oltre a multe varie per trasmissione di messaggi provocatori, invasione di campo, lancio di oggetti. Un totale anche qui si aggira attorno ai 50.000 euro e anche qui prossimo match in cui saranno chiusi diversi settori e anche il Sivasspor è stato sanzionato per ciò che è accaduto durante il match contro la Fiorentina, in particolare la prossima partita UEFA si giocherà a porte chiuse. Questo è. Per il resto, ecco, sempre parlando di novità in questo senso, Vuskovic, parliamo di un calciatore attualmente militante nell'Amburgo, difensore classe 2000, è stato squalificato per i prossimi 2 anni. Il tribunale della Federcalcio tedesca ha ufficialmente annunciato questa sanzione, visto che Vuskovic è stato trovato positivo, in particolare a una sostanza dopante, ovvero l'EPO, fermato ormai da qualche mese per essere stato sospettato per l'appunto di doping, positività confermata e quindi potrà tornare a giocare solamente dal 16 novembre 2024, quindi sostanzialmente 2 anni di squalifica per lui. Ah, tra l'altro, ecco, mi stavo scordando, parlando sempre di sanzioni, il tifoso che ha colpito Dimitrovic durante PSV Siviglia, di cui abbiamo anche parlato, portiere del Siviglia, ovviamente, ha fatto sì che il club olandese abbia ricevuto una multa di 20.000 euro. Oltre ciò, la tribuna, est in particolare dovrà essere parzialmente chiusa, quindi
Anche qui diciamo che sanzionato il club per colpa di uno stupido che va a picchiare i calciatori avversari. Purtroppo questa è la situazione. Per il resto, il Mondiale Under 20 non si giocherà in Indonesia. Questo perché il governatore di Bali, dove comunque dovrebbe disputarsi parte o se non, addirittura l'intero mondiale, che tra l'altro vedrà protagonista anche l'Italia Under 20, sono 8 squadre se non sbaglio che vanno a giocarsi questo mondiale, forse qualcosina in più in realtà. Comunque, fatto sta che c'è anche Israele. Sostanzialmente Israele non piace agli indonesiani, per cui già era nell'aria questa notizia, è arrivata l'ufficialità. Quindi il mondiale Under 20 non si giocherà in Indonesia, bensì si giocherà. Ora, penso che sia stata già annunciata la nuova locazione del mondo. No, in realtà ancora no. Vedremo. Comunque, le date restano invariate. Ricordo che il mondiale che diciamo contraddistinguerà l'Italia di Nunziata, l'Italia Under 20, ovviamente si giocherà dal 20 maggio all'11 di giugno. Quindi, in realtà, neanche da troppo, 2 mesi quasi. Vedremo dove a questo punto, anche perché credo che ci voglia un po' di tempo anche per organizzare un mondiale, non penso che ci voglia 2 giorni, ci vuole anche una certa organizzazione, per cui speriamo che prima possibile possano arrivare notizie in questo senso. Per proseguire, altra ecco, novità in quest'ottica, il Perù non ospiterà più i mondiali 2023 dell'Under 17. Questo è un anno importante in cui abbiamo l'Europeo Under 18, l'Europeo Under 21, Mondiale Under 17 e Mondiale Under 20. Credo onestamente che l'Italia sia qualificata anche al Mondiale Under 17, che si sarebbe dovuto ospitare in Perù, diciamo in estate. In estate, sì, in estate, scusatemi, in inverno, per noi ovviamente, cioè dal 10 dicembre, 10 novembre al 2 dicembre. Dove da loro è estate, perché in Perù, essendo nell'emisfero australe, per loro lì è estate sostanzialmente, quindi lì si sarebbe giocato con un clima anche abbastanza, diciamo, torrido se vogliamo. Però per carenza infrastrutturale verrà cambiata di sede, quindi non si giocherà più in Perù, sostanzialmente questo è. Quindi la FIFA ha quindi fatto intendere che non ci sono le infrastrutture adatte per poter disputare questo avvenimento, però poteva, dico io, cioè era un qualcosa che credo anche prima, cioè se tu organizzi una competizione di questo tipo, io credo, o comunque se dai la possibilità ad un paese di ospitarla, dovresti controllare prima se questo paese ha le infrastrutture adatte per poter ospitare questo avvenimento, non che lo capisci solamente adesso, che per carità mancano ancora diversi mesi, però tu non lo assegni al Perù perché comunque si sapeva anche prima. Certo, magari uno aveva la speranza che loro potessero investire, però diciamo che sono cose che credo vadano controllate prima e penso che sia stato fatto. Il problema è che perché si è arrivati solo adesso a capire questo? Comunque, andiamo un po' verso la chiusura con le ultime notizie. Importante in realtà perché il Chelsea ha ufficialmente esonerato Potter, quindi il mago Harry, ovviamente non si chiama Harry, però non è riuscito a compiere le sue magie, o magie che credo il Chelsea abbia un po' troppo preteso. Non dico che un po' mi dispiace, perché non dico che si è bruciato la carriera Potter, però secondo me quasi, nel senso che era un tecnico in rampa di lancio. Progetto importante col Brighton, stava facendo benissimo, che per carità il Brighton anche con De Zerbi sta facendo benissimo, però con Potter pure stava facendo molto bene. Adesso c'è stata questa opportunità, strapagato 25 milioni di euro per portarlo a Londra, fa disastro perché al di là della qualificazione ai quarti di Champions, dove comunque affronterà il Real Madrid, il Chelsea in campionato è a metà classifica, è lontanissimo, anni luce dalla zona Europa. E disastroso, quindi dal suo arrivo l'ultimo match l'ha perso a Stamford Bridge contro l'Aston Villa. Non
Diciamo che la squadra è in grandissima difficoltà. Potter non ha saputo dare nessun tipo di miglioramento. La decisione di esonerarlo è corretta. Il problema è alla base, cioè forse si è sbagliato esonerare in quel frangente Tuchel. Poi, puntando su un tecnico, strapagandolo, contratto a lungo termine e dopo 3 mesi lo mandi via. Diciamo che da quelle parti stanno forse un pochino esagerando in questo senso, perché per fare calcio non serve che lo dico io, però serve un po' di programmazione. Questa non è sicuramente programmazione. Certamente programmazione è fare acquisti in prospettiva, però sulla questione tecnico, ecco, il Chelsea sta un po', secondo me, sbagliando, perché adesso vedremo che arriverà, anche lì arriva Nagelsmann, se dovesse poi arrivare lui. Anche lì bisogna capire poi se riuscirà ad integrarsi, se riuscirà a mettere in pratica le sue idee. Vediamo, la squadra è in difficoltà, evidentemente anche sfiduciata. È sicuramente un compito difficile per chiunque vada. Certo, si è speso tanto e quindi ovviamente le aspettative sono altissime, però non si può neanche pretendere troppo, perché nel calcio vincono in pochissimi, per cui non è facile, non è mai facile. Altra realtà che sta vivendo un momento difficile è certamente il Leicester di Brendan Rodgers, un Leicester che comunque negli ultimi anni è un pochino calato in termini di rendimento, perché fino all'anno scorso il Leicester viaggiava in posizioni più che tranquille, alcuni anni con degli exploit è arrivato anche a giocarsi l'Europa, per cui con Rodgers si è fatto bene. Siamo però arrivati a quasi fine stagione e il Leicester attualmente è penultimo. È vero, la salvezza dista solo di 2 punti, per cui ha tutte le potenzialità per salvarsi. Questa decisione da parte di Rodgers di rescindere il contratto è però una scelta importante. Il Leicester deve trovare un modo per poter uscirne. Potrebbe essere proprio questa la scossa, potrebbe dare la svolta per salvare la baracca. Comunque, per quello che ha speso, per gli investimenti fatti, la società non può permettersi di retrocedere in nessun modo. Per cui servirà sicuramente riprendersi, vedremo che arriverà al suo posto. Certo è che è una decisione storica, visto che sono 4 anni ormai che Rodgers guida il Leicester, nonostante col tempo si sia sempre parlato di un possibile addio. Lui era sempre stato accostato a club importanti, mi ricordo United e non solo, è sempre rimasto all'Leicester, adesso però la squadra è in difficoltà e si è fatto un po' da parte, rescindendo il contratto, tra l'altro facendo sì che il Leicester non debba neanche più pagare il suo stipendio. Quindi certamente anche una scelta importante da parte, dal lato del tecnico. Chiudiamo un po' con alcune ultime operazioni. Il Frosinone ha ufficialmente tesserato Kouyaby. In questo caso parliamo di un centrocampista classe 2000 che ha firmato fino al 2024, quindi fino alla prossima stagione. Calciatore che doveva solamente, diciamo, essere doveva solamente essere, sì, regolamentato in termini burocratici, diciamo così, perché mancavano solamente quelle pratiche burocratiche. Finalmente si sono risolte dopo un po' di tempo, in realtà, perché diciamo che sono ormai mesi che Kouyaby era pronto per essere tesserato, adesso potrebbe anche essere schierato, vedremo. Calciatore comunque da valutare, ovviamente, anche perché adesso non credo che Grosso lo voglia lanciare così all'indomani del tesseramento con una squadra che comunque deve ancora cercare di difendere il primato in classifica. Però è un giocatore che potrebbe col tempo rivelarsi utile. Nel frattempo, colpi in prospettiva per la prossima stagione del Feyenoord, perché è ufficiale l'arrivo di Van den Belt, un Feyenoord che nel frattempo ha riscattato anche Sauer, prospetto 2005 dallo Žilina, formazione slovena, e si assicura le prestazioni di Van den Belt. Parliamo di un centrocampista classe 2001, reduce da un'ottima stagione, tantissimi assist, giocatore in rampa di lancio, arriva dallo Zwolle per 850.000 euro e ha firmato un contratto fino al 2027, quindi sarà a disposizione dal prossimo anno. Calciatore molto intrigante che dovrà confermarsi in una realtà comunque ambiziosa come quella del
del Feyenoord. E chiudiamo con un'intervista, perché ha parlato a Bodi sul tema degli stadi. Infatti si è creato un polverone negli ultimi giorni in merito alla questione dell'utilizzo dei fondi del PNRR per ristrutturare l'Artemio Franchi, perché c'è chi dice che quei fondi, diversi politici sono esposti in questo senso, quei fondi del PNRR non servono per gli stadi. Invece a Bodi, che comunque rappresenta il governo, quindi che ha più possibilità di scelta di chi ovviamente al governo non c'è, ha detto che sarebbe favorevole. Leggiamo, vi leggo le parole: sono assolutamente favorevole, così come sono favorevole all'utilizzo di fondi comunitari per la riqualificazione di aree urbane. Quindi quei fondi, ripeto, del PNRR, che ovviamente provengono dall'Europa, potrebbero essere utilizzati per ristrutturare il Franchi e quindi conseguentemente anche per ristrutturare altri stadi, altre aree urbane in altre città, in altri paesi. Vedremo se così sarà, però se un esponente del governo si sbilancia in questo modo, vuol dire che evidentemente c'è la volontà di voler attuare questo tipo di cosa, cioè utilizzare, destinare questi fondi anche al tema sportivo, se vogliamo, che poi vabbè, non per forza uno stadio deve essere solo legato allo sport, ma se poi ci vai anche a mettere centri commerciali o robe di questo tipo, poi diventa anche qualcosa di extra sportivo. Comunque, io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.